tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi, scusate l'aspetto, ma sta morendo dal caldo l'iccettore, l'amico ventilatore, e volevo fare un make up perché devo andare a prendere dei detersivi, delle cose, e quindi volevo sinceramente darmi una sistemata. Chiedo scusa per le labbra, ma ho fatto il trattamento e quindi sono abbastanza rosse e abbastanza voluminose, ma dopo passa anche il colore. Andiamo a fare un make up. Allora, stavo sistemando qui la postazione e ho preso in mano le due palettine di Mulac, che sinceramente a me piacciono, e quindi che fa? Non le utilizziamo? Utilizziamole. Allora, in poche parole sto parlando di queste due, che su per giù hanno delle tonalità simili. Vi faccio vedere la Free Show. Questa è la Free Show e questa è l'altra palettina. Vedete, sono degli ombretti su per giù con il malva. Cioè, a me piacciono tantissimo questi colori, quindi utilizziamo un po', un po', un po', un po', un po', un po'. Allora, per prima cosa andiamo a fare... nuovo andiamo a fare il l'ombretto, diciamo, di transizione. Prenderò Circus dalla palettina Free Show e lo mettiamo sull'occhio. Allora, sta facendo un caldo atroce. Non so come vestirmi, non so se vestirmi del tutto, nel senso che fa troppo caldo, fa troppo caldo, e sinceramente non so nemmeno come stare. Allora, a casa, bene o male, sto abbastanza scollata. Sono a casa, faccio le faccende domestiche, quindi non è che dice vado in giro e tutto, ma se esco, no, se esco non mi piace stare troppo scollata. Poi dipende ovviamente dove si va e quello che si fa, e quindi ho sempre un malessere per quanto riguarda l'abbigliamento, perché ovviamente mi piace essere tranquilla quando esco. Non mi piace, cioè voglio stare comoda, in poche parole, no? E quindi automaticamente mettere camicie no, e mettere alcune magliette anche se incollate sinceramente no, perché dipende il tessuto, si muore. E quindi preferisco di no, assolutamente. Alziamo l'occhio. Quindi io sto mettendo l'ombretto direttamente dove ho l'osso. Proprio cercate l'osso e lì mettete l'ombretto. L'ho applicato con questo pennello, che è quello di Essence, vecchio di Essence. L'ho applicato con questo e lo sfumo con questo della Sedona Lace, che è abbastanza cicciottello e che ti dà la possibilità di sfumare bene l'ombretto. Andiamo a fare l'altro. Adesso dall'altra palettina prenderemo questo viola e lo metteremo proprio alla fine di questa sfumatura che abbiamo appena fatto. E niente, l'unica cosa che sto facendo, ovviamente sto sempre andando dai miei genitori a prendere il caffè. L'unica cosa è che non so se solo chi è siciliano può capire, ci mettiamo fuori, ci prendiamo il caffè tranquillamente, prendiamo un po' d'aria, che ci vuole come il pane prendere l'aria, visto che siamo stati rintanati a casa, e quindi
è una cosa buona e giusta. E niente, stiamo facendo la vita di sempre, le solite cose. Perlomeno per me sono le solite cose. A casa, a poltrire, non fare niente. Allora, tutto è leggermente noioso in questo periodo perché fa troppo caldo, ovviamente avendo anche dei figli, vai che stiri, stiri, stiri in continuazione, perché ovviamente loro si sistemano in continuazione, poi hanno la passione come me per le camicie, quindi tutto tranne quello, ma purtroppo anche a loro piacciono e quindi mi tocca stirarle. Mi tocca. Credo che arriverò anche fino qui per dare questa sfumatura. Ora, per sfumare bene, andrò a prendere questo rosa, questo qua, per dargli un po' di sfumatura e per togliere il distacco tra i due colori. Ecco, faccio l'altro e torno. Poi andremo a mettere questo rosellino pallidino pallidino sotto l'arcata sopraccigliare. Anche questo è un pennello di Essence. La maggior parte sono pennelli di Essence, mi ci trovo bene, sinceramente, quindi. Allora, arrivati a questo punto, andiamo a tagliare la cut crease, sempre con il correttore e io vado a tagliare la cut crease e torno. Perché mi devo avvicinare abbastanza allo specchio, quindi non vedreste niente. Quindi vado a fare la cut crease e torno subito. Allora, adesso andremo a mettere questi glitterati. Metterò il viola alla fine dell'occhio, poi metterò questo qui al centro. E poi metterò un mix tra questo e questo. Vediamo. Allora, andiamo subito. Allora, andremo a mettere il primo colore, che è il viola più scuro. Lo andremo a mettere qui, dove abbiamo la chiusura con l'altro viola. Poi andremo a prendere il viola più chiaro e lo andremo a mettere nella metà. Poi andremo a mettere il rose gold. Qua è quello più chiaro direttamente nella parte iniziale. Che può essere anche utilizzato come punto luce. Allora, adesso ci ripasso di sopra ovviamente per dargli più definizione. Questo
questa è la combo. Vado a fare l'altro occhio. Allora, andremo a mettere la matita all'interno dell'occhio, che è questa qui della Essence. A me piace tantissimo questa matita all'interno. Allora, adesso mettiamo, prima buttiamo tutto a terra, mettiamo il mascara. L'ho fatto con tutti i colori perché mi piaceva di più, ma sinceramente potete anche utilizzare solo i colori chiari, poi ovviamente in base a quello che vi piace. Mascara, questo è quello della Essence. Allora, vado a fare la base e torno subito, ci vediamo dopo. Ciao. Allora, bentornati, ho appena fatto la base, sì, non fateci caso per tutta la polvere che ho addosso. Adesso andremo a riprendere i due colori che ho utilizzato, ma io vorrei utilizzare il viola più scuro, che sarebbe questo, con un pennello piccolo come questo qui di Essence, e lo sfumiamo proprio qui. Proprio all'attaccatura. Ovviamente ditemi cosa ne pensate di questo make-up, se vi piace, non vi piace, la qualunque cosa. A me fa tanto piacere quando mi scrivete le cose. Poi ho visto che i video vi stanno piacendo perché siete di più, e questo mi fa tanto piacere. Ho visto alcune persone che mi sostengono, sia per quanto riguarda il gruppo di Telegram, sia per quanto riguarda qui il mondo di YouTube, perché ho visto veramente delle belle persone, quindi sono molto contenta di questo. Nella palettina Free Show andremo a prendere Circus, con la parte più ampia, e lo andremo a sfumare qua, così riprendiamo anche il colore che abbiamo sopra. Io adoro questi colori, non si capisce? fa caldo. Ok. Andremo a mettere anche il mascara nella parte sotto, sempre Essence. La matita già l'abbiamo messa. Non mi dite niente per quanto riguarda lo specchio o altri prodotti di Jeffree Star, sinceramente, perché non è una sponsorizzazione per quanto riguarda lui come persona e tutto, non mi interessa, sinceramente ci sono rimasta male di tutte le cose, vabbè, che sono successe, ma io ovviamente le cose le ho acquistate e le continuo a utilizzare, perché a me non regala niente nessuno. È facile a dire buttiamo tutto quando le cose vi vengono regalate, a me purtroppo non regala niente nessuno, e quindi mi tengo le mie cose, perché questi sono soldi veramente sudati. Allora, vado a togliere la cipria che ho messo qui intalate di cipria, anche se ho una pelle secca, ho messo la cipria perché non è una cipria pesante, quella di Essence è proprio translucent, e più che altro, essendo leggermente sudata, nel senso che fa caldo adesso e quindi si è più sudati, potete fare benissimo il baking. Allora, continuiamo e andiamo a mettere un blush. Allora, utilizzerò la palettina di Kiko, questa,
e metterò questo colore a mo' di blush. So che vi piace a tutti il fatto che dica Sorrisino falso in azione. Questo dà una tonalità naturale, perché ora gli andremo a mettere un altro. Mai accontentarsene di uno solo. Allora, volevo mettere leggermente questo, che ovviamente si nota. Una leggera, leggera, leggera. Che poi, non so se ci fate caso, ma quando voi vi truccate, dalla videocamera sembra che siete tipo, tipo Heidi. Invece dal vivo no. Ed è molto, molto carino. Illuminaggi. Allora, come illuminante voglio mettere questo qui di MAC. Questo qui, che è il Beaming Blush Extra Dimension Skin Finish. Ed è questo. E qui mi serve il pennello di illuminante. Nota il mio illuminante. Anzi, mi è arrivato un pacco da Beauty Bay. Un pacco da Beauty Bay. Non vedo l'ora di aprirlo, perché non vedo l'ora di utilizzare alcuni prodotti. Sono belli, non ho mai acquistato di questa marca, sinceramente, non ho niente di questa marca. Ma devo dire che è stupendo, veramente stupendo. Che dite? Allora, per fatto delle labbra non posso mettere niente, perché sto facendo il trattamento, e questo è tutto. Allora, ditemi ovviamente se vi piace o non vi piace questo make-up. A me piace tantissimo, a me piace molto il viola, il borgogna, tutti questi sono i miei colori, infatti... ovvio, non lo so, ditemi ovviamente cosa ne pensate giù nei commenti, scrivetemi un commentino, scrivetemi un commentino e ditemi ovviamente cosa ne pensate. Io li adoro, perché cioè adoro tantissimo questo make-up, perché mi piace, proprio è mio, questo make-up è mio. non lo so, scrivetemi un commentino e ditemi cosa ne pensate, se vi piace, non vi piace, se avreste messo qualcosa di più dorato, diciamo, nella parte dove ho fatto la cat crease. E niente, io aspetto con ansia i vostri commenti, sapete che ci tengo tantissimo, perché come vi dico sempre, scrivetemi la qualunque per quanto riguarda il make-up, per quanto riguarda me, tutto, basta essere educati, io ci tengo tantissimo. Io per questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!